buongiorno, grazie, grazie di essere di nuovo qua fra di noi. E volevamo subito partire con un argomento che ci stava a cuore, visto che abbiamo visto una smentita da parte tua di Dalila, e non ricordo più, Paolo Valentela, in merito ai 50 milioni che il PD avrebbe fatto arrivare in Calabria per quanto riguarda la stabilizzazione degli LSU e LPU. Ci sai dire notizie più approfondite in merito, visto che... Allora, il tutto è stato discusso e deciso alla Camera. Noi del Senato siamo intervenuti in seconda battuta perché da noi è arrivata la fiducia, maxi emendamento, quindi tutto quello che c'è o lo prendi o lo rifiuti. E noi naturalmente, siccome investiva l'intera legge della stabilità, abbiamo votato contro perché non possiamo perorare unicamente la causa di LSU. Ha detto questo, io ho chattato con quelli della Camera, con Dalila e via dicendo, e Dalila mi ha spiegato che loro hanno votato a favore di ordini del giorno, presentandone anche loro identici, di fatto, che accettavano la corresponsione degli arretrati non pagati ad LSU per il 2013-2012, mi pare forse anche per il 2011, per cui sull'arretrato problemi non ce ne sono. La stabilizzazione presunta, o comunque cosiddetta, che in alcuni documenti del PD veniva appunto propagandata come la soluzione di tutti i mali, era semplicemente un'assunzione con contratto a tempo determinato per altri 12 mesi, per cui era una stabilizzazione finta. A dicembre del 2014 ci saremmo ritrovati sempre con la solita litania e via dicendo. Ciò che Dalila ha sottolineato, e qua ci siamo trovati perfettamente d'accordo, è il rifiuto di procedure per cui, così come voleva fare il PD, chi in qualche modo era già interno veniva ad avere una via accelerata, una via privilegiata per essere assunto, perché i concorsi che eventualmente dovevano essere banditi in futuro sarebbero stati banditi con particolari vantaggi per chi aveva già esperienza nel settore. A nostro avviso, fedelmente al dettato costituzionale, un posto di lavoro nell'amministrazione pubblica deve essere conseguito attraverso il superamento di concorso cui tutti possono accedere. Siccome LSU ed LPU, purtroppo e non soltanto in Calabria, sono un fenomeno riconducibile a politiche clientelari, per cui con l'assessore, con il sindaco e così via, con il governatore della regione, riesce a ottenere un'intesa privilegiata, oggi 100, domani 50, poi però per 6 mesi rimani senza stipendio, poi non si sa neanche bene che cosa tu debba fare, per cui alla fine non sviluppi neanche una tua professionalità perché di fatto non ce l'hai, non ti viene riconosciuta. Noi abbiamo ribadito tutto quello che è dovuto relativamente al passato, è sacrosanto, quindi va dato, ma da qui a generare aspettative per il futuro assolutamente no, perché altrimenti noi privilegiamo come al solito semplicemente chi è nato prima a danno di chi è nato poco. Noi abbiamo poche risorse, ma questo non significa che debbano essere messe a disposizione di alcuni sì e degli altri no, a prescindere, o se vuoi soltanto in funzione di parametri anagrafici. Le poche o tante risorse che ci sono vanno date a disposizione secondo criteri di giustizia, comunque secondo criteri che la nostra Costituzione detta. Fra questi forse il principale è quello del merito, forse, se è vero che vogliamo costruire una società meritocratica. Per cui io so che Enza Bruno Bossi ha mandato tweet, il Movimento 5 Stelle, ma cerchiamo un pochino di volare alto, cerchiamo un pochino di non fermarci all'esistente, perché l'esistente non soltanto è già di per sé precario, ma è destinato a breve proprio a scomparire, in quanto le risorse finanziarie dello Stato sono proprio alla frutta. Voi sapete che già oggi si riunisce il Consiglio dei Ministri per salvaguardare il Comune di Roma,
E allora, oggi Roma, domani Treviso, dopodomani Palermo, non possiamo sempre tamponare, dobbiamo proprio cambiare impostazione, noi dobbiamo essere capaci di una programmazione di interventi a lungo termine. Questo per quanto riguarda, per cui non c'è nulla contro LSU ed LPU nello specifico, c'è piuttosto un assunto che penso tutti quanti, se si è fedeli ai valori costituzionali, dovrebbero accettare. E cioè che non perché sei figlio di un potente riesci a, devi metterti in gioco come tutti quanti. Questo è il punto di vista che i ragazzi della Camera hanno espresso e che francamente mi sembra ineccepibile. Poi certamente si può anche far meglio. Noi per esempio in tante occasioni abbiamo chiesto che si trovassero più risorse attraverso riduzione degli sprechi. Ma su questo discorso gli amici del PD, gli amici tra virgolette, ci stanno. Per cui quando senti che per esempio gli interventi a favore del cosiddetto reddito di cittadinanza che il governo avrebbe sperimentato sono pari a 40 milioni di euro, che è la cifra che l'anno scorso la Camera dei Deputati ha speso per fotocopie, ti metti a ridere da te. Questi l'hanno rubato. Sì, sì, stanno rubando i tombini. Ma tu hai visto in certe città? A Foscaldo stanno rubando. Pare che i tombini. Aspettate. Leviamo. Ma no, è legato, è legato. Ah, è legato, sì, questa cosa. Ah, vabbè, l'hanno legato che meno male, ma l'hanno legato. Non è legato. Il suo classico per tutte le funzioni di Roma. Vabbè, comunque questa è pure una è scappata. Vabbè, adesso è mezza carreggiata completamente inseguibile. No, così. Ma da quanto tempo? Ecco, da otto mesi. È venuto a vedere pure lui. Se fai tumba, otto mesi. Ma scusa, non ne mettiamo solo una? Due? Una mia? Ah, pensavo che ne mettiamo due. Ma te l'hanno pagato? Anzi, come ti chiami? Diglielo. Un pochino di questa gente, oh. Come ti chiami? Mi vuoi dare una mano? Devi una manina. Allora, lui chi è? Vabbè, ma anche a mettere per esempio quanto viene a costare una testa per capire sono 120 a noi siccome ha partecipato no, no, quanto costa? 100 euro se io la vado a vendere facciamo la foto con la griglia in mano se io la vado a vendere quella lì non mi danno 50 sì, 50 euro con una griglia di euro. Dario faccio la foto perché pesa un po' ti dico la verità fonderia zigarelli è un po' così zio non l'avete preso no Pietro l'ha preso non mi ricordo vabbè, non lo so dove onestamente ma l'altro pure a questo 120 euro la cosa fatta? Sì, sì. Sarpa fatta? Sì. La costruiamo. Lasciata palestra. No, ha detto, Francesco. Sì. Ma non è che per caso viene di rubare vi faccio la fotografia mentre mettete a posto. Ma che siete fatti? Io non so la norma magari. Ja, mettiamoci. E questo ci manca. Prendiamo un conto. Vabbè, l'iniziativa è di Francesco. Stop, ci fate qualcos'altro, vedete un pochino. Va bene, allora glieli porto. Però oltre che questo, vedete un pochino soprattutto di garantire servizi alle persone. Questo è importante e così via, però se c'è per esempio da garantire un libro ad uno studente in difficoltà su e così via. Su questo stiamo preparando una fiera del libro. Sì. Vedete un pochino che sia utile anche ad una parrocchia, che sia utile anche al carcere e così via. Cioè potrebbe... Ma quindi in teoria adesso dovremmo togliere questa... Sì, la togliamo, questa fatta qua. Tiene? Spezza? Ci facciamo passare una macchina, quella di Cristina. Senatore Morra, l'abbiamo ascoltata dire delle cose molto interessanti, andrebbe tutto raso al suolo anche laddove si può generare del fuoco amico, perché ci sono dei diritti che sono stati maturati e che però rischiano di venire ridimensionati dalle politiche eventuali del 5 Stelle. La proposta è molto bella.
Le tempistiche di attuazione però? Guardi, noi siamo impegnati a promuovere una rivoluzione culturale, sappiamo che i tempi non saranno brevi, noi non siamo quelli che demagogicamente dicono fra un anno tutto sarà cambiato, noi diciamo che fra un anno si potrebbe aver dato inizio ad un processo che ci impegnerà per non so quanto tempo, ma che tutti quanti dobbiamo accettare perché così porremo le basi per una società più giusta. E poi quando uno lavora per la giustizia non si pone il problema di quanto tempo sia necessario, si pone invece con entusiasmo a lavorare per un ideale forte che ci affratella tutti. Noi su questo siamo convinti e vorremmo anche sottolineare un concetto che lei nella sua domanda metteva a fuoco. Noi in Italia siamo stati abituati a pensare come diritti in realtà dei privilegi che venivano garantiti da legge. Noi dobbiamo avere il coraggio, partendo da noi stessi, di capire che la legge, per quanto uno strumento importante, è pur sempre uno strumento dell'uomo e quindi può anche fare degli errori. È necessario intervenire, correggere quegli errori e promuovere sempre uno sforzo di approssimazione crescente verso ciò che è giusto. Si parlava questa mattina appunto di temi previdenziali, di pensioni. Chi è andato in pensione con una pensione calcolata secondo il metodo retributivo e non secondo il metodo contributivo ha goduto e gode tuttora di vantaggi che non sono più ammissibili in un contesto in cui non si garantisce alcuno straccio di pensione a chi inizia a lavorare oggi. Per cui con solidarietà, con reciprocità, una società sana deve prendere atto di ciò e deve saper operare redistribuzione anche a livello di generazioni diverse. Una redistribuzione veloce che però possa anche garantire un futuro a LSU e LPU che rischiano invece di anno in anno, come tutti i reparti dello Stato italiano, di doversi rinnovare a fronte anche di tanta sofferenza. Bene, io vorrei un pochino scandalizzare provocatoriamente chi ci ascolta. Io vorrei che fra 2 o 3 anni non si sentisse più parlare di LSU e di LPU e di altro. Io vorrei che tutti quanti in Italia si potesse godere di un reddito minimo, ma garantito, con cui l'impegno di ognuno di noi a favore della comunità o attraverso un'attività lavorativa o attraverso un'attività di formazione venga riconosciuto, perché altrimenti con queste sigle, con questi acronimi, si verrebbero a perpetuare delle situazioni di servitù nei confronti del politico di turno che può decidere se finanziare per ulteriori 12 mesi, se far pagare le mensilità arretrate. Tutto questo ci riporta ad un passato di servitù e noi da quello dobbiamo allontanarci anche velocemente. Dobbiamo a tutti garantire indipendenza. Poi con la nostra testa decideremo a chi dare il nostro consenso, come partecipare alla cosa pubblica senza dover più dipendere dall'assessore, dal politico, dal sindaco e via dicendo. Che le tempistiche d'attuazione allora vi siano amiche? Sì, questo certamente. Noi siamo dell'avviso che per esempio sul reddito di cittadinanza si potrebbe già in tempi rapidi procedere, poi magari possono essere 800 e non 1000, possono essere magari dati 6 mesi prima piuttosto che no, però ecco, è una questione di volontà e questa volontà la si deve mettere sul tavolo iniziando a rinunciare appunto a privilegi pregressi. Qua per esempio si ragiona di indennità, di cariche, insomma di tante schifezze che in Regione Calabria sono state consentite. Se noi semplicemente fossimo capaci di ripulire i bilanci della Regione Calabria per garantire a chi in Calabria effettivamente ha bisogno di un reddito, noi potremmo già di per sé operare una redistribuzione a favore dei più derelitti, dei più sfortunati, per promuovere una sollecitazione a dar tutti il massimo, perché nessuno deve essere lasciato indietro e anche a nessuno deve essere consentito di dar meno di quanto può dare. Tutti dobbiamo essere pungolati a dare il massimo.